ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi, scusate un attimo, bevo. Scusatemi. Allora, cosa andremo a fare oggi ragazzi? Prima di tutto ho craftato già due teletrasporti. Non li ho craftati con voi perché sapete già come si fanno, ve li ho già fatti vedere. Andremo a fare invece un'altra bella cosuccia insieme, una cosa che non abbiamo fatto ancora insieme. Andiamo qua, andiamo a fare il nostro guantino di lumite, che non l'abbiamo ancora fatto e ci servirà. Allora, la lumite, il ghiaccio, quindi noi siamo qua, materiali, prendiamo il nostro ghiaccio, la lumite che è qui, esatto, ne abbiamo 16, ma mi sa che ce ne servirà ancora. Andiamo qua, vediamo quanti ne abbiamo fatti, ne abbiamo 21, ci bastano. Andiamo nei drop rari, ragazzi, dobbiamo prendere questo e se non sbaglio dobbiamo andare a prendere, no, ci servono gli slab di ghiaccio. Allora andiamo a vedere se già abbiamo qualcosa. No, ok, li dobbiamo fare, ma non è un grosso problema. O qua, dov'è? No, non ce li abbiamo, li facciamo un attimo, non è un grosso problema. E ci servirebbe ancora, il fiore, questo qua, arancione, piante fiori qui, ed è, eccolo qua, ne abbiamo solo 7 però. E ce ne serve quanto? 2, va bene, ci bastano. Ok, andiamo a fare un attimo gli slab di ghiaccio, che non li, come no, aspetta, c'è qualcosa che non va, ho sbagliato io. No, il ghiaccio, il diamante, ragazzi, sono pirla, scusatemi, sono un pirlozzo, sono, eccolo qua. Ok, ci siamo ragazzi, abbiamo il nostro guantino di lumite e abbiamo sbloccato una bomba nuova che dovrebbe essere, andiamo subito a vedere com'è, esatto, questa qua, che questa qua praticamente ragazzi ha l'effetto contrario di questa, ok? Questa bomba qua è una bomba corruttiva, questa serve per purificare la corruzione, questa serve per creare la corruzione, ok? Quindi può essere una cosa abbastanza fattibile. Questa è una bomba di forza, un campo di forza praticamente, quindi si potrebbe ancora poi andare a fare, ma per adesso ragazzi questa non ci può servire, ci servirà poi quando faremo lo spawner. Ok, quando avremo sbloccato lo spawner, faremo lo spawner insieme. E scusate, mi si è spenta la sigaretta. Andremo poi a farlo e magari utilizzeremo anche quel tipo di bomba lì. Allora, adesso ragazzi, andiamo a fare un'altra cosa che ci serve, perché purtroppo ne abbiamo veramente, ma veramente bisogno, perché è quasi distrutta la nostra. Abbiamo bisogno di Diamond Rod Lancerstone, che è praticamente l'Arkstone, che sarebbe quella pietra blu, e il corno di pietra, il Tronghorn, ok? Che dovrei avere già qualcosina. Quindi andiamo, siamo qua, andiamo nel diamante, prendiamo i nostri pippettini. Andiamo nel nostro Sgnappolo vivente, di qua, droppete,
e dobbiamo prendere questa. Dobbiamo prendere, sì, ce l'abbiamo. Ragazzi, non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Dovremmo essere a posto? Esatto, cioè siamo a posto. E ci facciamo la nostra spadazza. Ok, allora, la nostra spada ce l'abbiamo, il nostro guanto ce l'abbiamo. Io direi di fare questa cosa qua, ragazzi. Andiamo qua e mettiamo il nostro guantino di lumi. Quindi dovremmo riuscire a prendere delle cose in più con questo, o magari è molto più veloce. Come vedete, la spada l'abbiamo quasi rotta del tutto, per quello che l'ho fatta. Adesso io direi di fare, ragazzi, quando ho creato il tabacco antincendio non riesci più a fumare una sigaretta, si continuano a spegnere. Allora, adesso andrò a posare il tutto un'altra volta perché non ci serve. Drop, ok, il diamante qua, andremo a posare questo e questo. Andremo a posare la lumite, che è qua, giusto? Lumite. Andremo a posare questo, vediamo un po' i fiori qua, i nostri fiorellini qua. Dobbiamo posare il nostro ghiaccio qua, che non ci serve. Dovremmo posare anche i nostri cristalli di Tourmaline, che è qua. Perfetto. Andiamo a posare anche il guanto di diamante, che ragazzi non ci serve per adesso il guanto di diamante, quindi lo posiamo qua. Abbiamo un po' di armi buttate lì che non ci servono. Ok, ragazzi, io direi di fare una bella cosuccia. Noi per adesso abbiamo un po' di fiaccole, un po' di torce, un po' di cose, di pozioni ne abbiamo. Io direi di rigenerarci quell'attimino, ok? Dentro nella nostra acqua miracolosa. E voilà, ragazzi, siamo a posto. Io direi di vediamo un attimino la nostra mappa. Allora, la nostra mappa segna che è praticamente notte. Allora, noi dove possiamo andare? Allora, noi per fare una bella cosa, ragazzi, se noi andiamo qua. Andiamo a vedere. Qui noi siamo qua, ok? Quindi no, ci spostiamo di qua. Andiamo di qua. Sì, perfetto. Possiamo andare magari dritti, dritti per dritti, ci spostiamo qua e andiamo verso. Sì, verso di là. Perfetto. Possiamo andare, ragazzi, verso. Adesso vi faccio vedere. Intanto sarà notte, ma a noi non ce ne frega perché non ci interessa. Andiamo esattamente da questa parte. Poi, ragazzi, ho altri progetti con tante altre cose bellissime. Ok, allora dobbiamo andare di qua a destra. Dobbiamo per forza salire qua, perché lì non si riesce a salire. E andiamo da questa parte. Da questa parte, ragazzi, noi non siamo mai andati. Dobbiamo vedere, qua c'è un'altra miniera, ci saranno poi delle belle miniere, porca miseria, è buio e non si vede niente.
come sempre, ragazzi. Non ho capito perché mi ha fatto sto difetto. Ragazzi, c'è una cassa. Il bello di andare in giro di notte è anche questo, perché si trovano delle casse con all'interno moltissime cose. Allora, aspettate un attimo, ma vediamo un po'. No, mi sa che ci stiamo dirigendo nella parte dalla parte sbagliata. Fatemi vedere. Esatto, stiamo praticamente tornando indietro. Quindi noi dobbiamo andare in là. Allora, ragazzi, rieccoci qua. Scusatemi, ragazzi, sto prendendo, cioè, quello che non mi interessa sto prendendo, perché voglio prendere. Allora, basta, se no mi viene solo il pistolino. Ok, andiamo a vedere questo cos'è. Ok, cose che a noi magari non ci interessano. Bene, questa cos'è? Water, acqua normale. Ok, perfetto. Bene, bene. Oh, ragazzi, abbiamo delle montagne innevate. Adesso fatemi vedere la mappa, 2 minuti, siamo arrivati qua, che se noi andiamo a vedere, sì, noi qua ci siamo già stati, dobbiamo andare ancora molto più avanti per andare a scoprire dei posti nuovi. Per il momento, ragazzi, non prendiamo niente di cui non ci serve praticamente. Ok, bene, andiamo qua, andiamo qua, andiamo qua, ci dovevano essere degli altri, eccolo qua, perfetto. E questi fiori purtroppo non ci servono, quindi questi se li trovo, ragazzi, li recupero. Adesso andiamo da questa parte. Io poi tanti pezzi purtroppo ve li taglio, ragazzi, perché se il video viene troppo lungo ve lo divido anche in due, quindi alla fine magari della prima parte non ci saranno i saluti, ci saranno i saluti alla fine della seconda parte, non preoccupatevi, non è un grosso problema, vi taglierò il tutto. Qua siamo in un bosco dove praticamente sto legno l'avevamo già preso, sì, esatto. Io testo perché purtroppo ci sono tante cose, ragazzi, che non abbiamo ancora preso. Queste le abbiamo già prese, perfetto. Dobbiamo andare di qua, vediamo un po'. Ecco, questo ad esempio, ecco, esatto, questo ad esempio non l'abbiamo, non l'avevamo preso, questo blocco qua. È un tipo di blocco un po' particolare, che è un blocco di terra ghiacciata, vedete? Questa terra qua non l'avevamo preso. Purtroppo non c'è dappertutto, c'è solo in alcuni punti, quindi ok. Un po' l'abbiamo preso, poi ci sono dei posti, dei punti che magari metterò, farò la casa, no? E vediamo un attimino come fare a qua abbiamo un fracco di neve, che però a noi la neve non ci interessa. Stiamo andando dalla parte giusta? Esatto, stiamo andando dalla parte giusta. Dobbiamo tornare giù così. Ok. Come potete vedere, in alcuni punti i biomi sono molto diversi, cioè non, purtroppo, ecco, una cosa che io ho notato è che non ci sono villaggi, non ci sono tante di queste cosucce.
Secondo me, per fare una bella cosa, avrebbero dovuto mettere dei villaggi. Io non dico di interagire per forza con i membri del villaggio, però almeno trovare dei villaggi, delle costruzioni, delle costruzioni magari abbandonate, tipo dei dungeon, cose del genere. Perché se no rimane proprio solitudine, cioè giri così nei mondi, ci sono solo dei mob e basta. Sì, visiti perché ci sono dei materiali che tu puoi, devi, eccetera, raccogliere, però ragazzi non c'è altro. Allora, una cosa che poi vi volevo dire è che volevo dirvi questo. Io ragazzi intenderò poi provare a fare una live, non giocando, perché purtroppo io con la linea che ho non posso giocare. Ammazza che caverna, ragazzi. Wow, è enorme sta caverna. Qui c'è del ghiaccio. Madonna, ragazzi. Questo è una caverna, un canyon. Ossidiana. Ma guardate quanta roba. Abbiamo anche della magnetite. Ragazzi, qua abbiamo della magnetite. Io me la vado a prendere. E abbiamo anche dell'ossidiana. Allora, sta cosa qua, ragazzi, mi può interessare. Abbiamo un bel po' di ossidiana. Allora, io vi dico la verità, quasi quasi, ragazzi, qua io faccio Oh merda. Ragazzi, io quasi quasi qua faccio la caverna, faccio metto giù un portale. Quasi quasi, ragazzi, metto giù un portale qua. Perché qua, questa caverna, ragazzi, è piena di roba. Ma vi rendete conto tirare via tutta sta roba? Cioè, è assurdo, eh. Andiamo intanto giù, andiamo a prenderci la nostra magnetite qua perché ci serve. E quasi quasi, ragazzi, io mi faccio un portale però. Perché qui è veramente bella sta caverna, ragazzi, abbiamo un fracco di roba qua dentro. Cioè, e poi è altissima. Ma immaginate. Mamma mia, ma è una cosa assurda. Ma vi immaginate scavare qui? Allora, io ragazzi faccio una bella cosa. Faccio in questa maniera qua. Faccio uno scavo e metto giù dei portali. Metto giù il portale. Ok? Perché, ragazzi, qui è veramente una cosa che ci può servire. Questa miniera qua ci serve veramente, ma veramente tanto. Quindi io direi di fare questa cosa. Ok, adesso il portale io lo metto qua, ragazzi, poi
Vediamo un attimino. Allora, 7. Sì. E facciamo una bella cosuccia. Mettiamo giù il portale e mettiamo all'interno questa. Ok. Qua. Ma no. Ecco. Bene, ragazzi, scusatemi un attimino, scusatemi un attimino, purtroppo devo chiudere il gioco, altrimenti. Ma dove mi ha messo? Ma no, ho perso anche il portale. Ma dove sono? Ma fammi vedere una roba, portali, eh no, ho perso anche il portale. Allora ragazzi, purtroppo c'è stato un piccolo problema, un piccolo grande problema. Mi ha spawnato da un'altra parte, quindi devo rifare la strada cercando di trovare quella caverna. Mi ha praticamente mi si è buggato il gioco e non mi mettevo più giù il nostro portale, cioè me lo metteva giù, però me l'aveva buggato e non mi faceva mettere all'interno la roba per metterlo, diciamo, in quadro. Quindi, ragazzi, non so se riusciamo ancora a trovare la nostra grotta. Vediamo dove siamo. Dove siamo, dove siamo, dove siamo? Non lo so dove siamo, ragazzi. Il problema è che il portale non l'ho preso e adesso ce l'abbiamo nel ciappette, nelle ciappette. Allora, ecco, una cosa che si potrebbe provare a fare. E visto considerato che non abbiamo un altro tipo di portale, possiamo fare una cosa del genere. Andare a casa per recuperare il portale e provare a mettere giù questo portale qua, provando senza il nulla ad andare a vedere se riusciamo a entrare in quel portale là. È l'unico modo. Quindi, ragazzi, non lo so. Allora, io direi di andare nella magazzino sala dei portali, ok, e mettiamo il nostro altro portale qui, dove? Qua, ad esempio. Quindi togliamo un attimo questo e lo mettiamo magari qua su. Mettiamo 7, ok, e proviamo ad andare così. Non funziona, ragazzi, abbiamo perso il portale. Quindi, ma perché deve farmi queste cose? Ma perché? Ragazzi, abbiamo perso il portale, ok. Niente, farò un altro. Ma perché? Oh mamma mia, ok. Niente, abbiamo perso il portale, abbiamo perso la miniera gigante, abbiamo perso tutto perché mi si è buggato il gioco. Cioè, io non riesco a capire perché mi deve spawnare tutto dall'altra parte.
Cioè, sta cosa io non l'ho capita. Vabbè, ok, dai. Mi ha rovinato la spedizione, mi ha rovinato il tutto e vaffanbuco. Adesso ragazzi io farò un'altra bella cosa. Facciamo una bella cosa ragazzi. Mi dispiace per questo piccolo inconveniente. Ok ragazzi, facciamo una bella cosa ragazzi. Vi metterò lo stesso questo video anche se sarà noiosissimo. Purtroppo vi taglierò dei pezzi, vi metterò, vedrò di farlo abbastanza corto, abbastanza diciamo allegro, anche se è venuto fuori uno schifo. Bene, facciamo così. Io mi porterò avanti un attimino, andrò a cercarmi sta caverna, andrò a cercarmi sta cosa, perché veramente lasciare lì un portale così buttato che mi potrebbe servire, mi girano le balle davvero e lo vado a raccogliere. Vado a cercarlo, ritorno là dove ero e vediamo un attimino. Ok ragazzi, dai, vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay. Mi raccomando, tanti bei like sotto i miei video e condividete. Ogni tanto capitano dei contrattempi, quindi non è un problema. Nel prossimo vediamo di andare all'avventura come si deve fare e vediamo, sperando che non si bugga. Vorrà dire che se si bugga mi prenderò il portale, il teletrasporto, e non lo lascerò lì. Non ci ho pensato, ragazzi, è andata così. Ok? Bene, vi auguro una buona giornata, un grosso bacione e un abbraccio da vivo libero. Ciao ragazzi, al prossimo video.